L'ultima parte del Duomo ad essere costruita è l'abside, attorno all'anno 1490. Essa si raccorda armoniosamente con il resto del complesso abbaziale, costituito da campanile, compagnia grande e battistero e dalla canonica. Nell'angolo sud-est troviamo la scena di caccia già descritta in precedenza, facente parte del bestiario del Duomo. Nell'area absidale fondali delle due navate laterali portano archetti gotici rampanti su peducci, che sovrastano la finestra gotica ben ornata ma chiusa alla luce. La parte centrale dell'abside è invece formata da archetti che poggiano su colonnine che coronano mirabilmente la parte superiore. I fondali delle navate laterali presentano lo stesso motivo ornamentale delle fiancate. Infatti nel sottogronda si trovano le stesse tipologie di archetti poggianti su peducci. Entrambi i fondali comprendono una monofora ogivale. Quella in direzione della piazza è ornata da una foglia di acanto finemente lavorata, mentre quella verso il campanile è lievemente decentrata per far posto a quella che era la porta di accesso alla vecchia sacrestia, demolita nel 1880, assieme al fabbricato cinquecentesco addossato all'angolo sud-est della parte absidale, che inglobava in una grande nicchia anche la statua dell'ammiraglio di Carlo V, Andrea Doria, nelle vesti del dio Nettuno, comunemente detta il Gigante, opera incompiuta del 1537, commissionata allo scultore fiorentino Baccio Bandinelli dalla Repubblica di Genova. Il portale è sovrastato da un architrave sorretto da due capitelli con foglie d'acanto sormontati a loro volta da una lunetta d'arco a tutto sesto, mentre l'accesso è murato con conci in marmo. Il fondale della navata centrale invece è racchiuso da due pilastri formati da tre capitelli sovrapposti, dal quale si origina una decorazione di archi a sesto acuto poggiati su peducci. Nella parte alta del fondale della navata centrale si apre un ampio occhio circolare orientato ad est per raccogliere i primi raggi del sole che danno luce all'interno dell'abbazia. La parte alta della navata centrale è ornata da una serie di archetti gotici che proseguono la decorazione delle altre facciate, arricchiti con peducci ben lavorati che riportano protomi umani, aquile e rappresentazioni floreali. Delle cinque monofore che ornano la parte di fondo della collegiata, la prima è abbellita con la decorazione di una foglia di palma. L'area propriamente absidale è invece impreziosita da tre monofore, la prima delle quali riporta un animale di non certa identificazione, probabilmente un ariete con le corna tronche. Quella centrale è una delle più interessanti dell'intero complesso abbaziale e al tempo stesso una delle più controverse. Nello sguancio troviamo infatti una figura umana che sorregge con le mani un cartiglio con un'iscrizione per la maggior parte ben leggibile, ma con due lettere non chiaramente decifrate, che hanno dato luogo a diverse interpretazioni sul significato della frase. Per alcuni si tratterebbe del nome di Andrea Pisano, scultore e architetto di Pisa, che potrebbe aver lavorato nell'ultimo periodo alla costruzione del Duomo. Tuttavia, la maggior parte degli studiosi ritiene più attendibile l'ipotesi secondo la quale l'iscrizione altri non sarebbe che la dicitura Sant'Andrea Apostolo, titolare dell'abbazia.
durante gli ultimi lavori di restauro della zona absidale esterna, venne fatto anche un calco dello sguancio, attualmente conservato all'interno del battistero. L'altra monofora che corona l'abside presenta un'interessante decorazione floreale molto ben rifinita. L'abside si presenta in forma semicircolare. Lungo il suo perimetro esterno si snoda una loggia, separata dalla parte inferiore, da una cornice a tratti decorata con motivi floreali e figure zoomorfe. Dalla cornice si dipartono le colonnine, che terminano in alto con capitelli di misura e forme differenti, alcuni con decorazioni a foglia, altri a forma prevalentemente geometrica. Sopra le colonnine troviamo archetti a sesto acuto, che ricordano molto da vicino il sistema costruttivo composito emiliano-lombardo. Una curiosità la troviamo a sinistra dell'occhio della navata centrale, nei primi tre archetti gotici a sinistra. Qui infatti, partendo dall'alto, troviamo scolpiti in bassorilievo una croce, una ruota di carro e nel terzo quattro figure che sembrano completarsi tra loro. Due gigli laterali con al centro un gallo, la cui coda sembra formare con il giglio sinistro un profilo umano. Alcuni particolari del marcapiano, tra la loggetta e la parte inferiore dell'abside, mostrano decorazioni floreali e rappresentazioni mostruose, atte ad allontanare gli influssi maligni o ad esorcizzare gli spiriti peccaminosi dell'uomo. Il lato nord del Duomo è forse quello meno visibile al pubblico, in quanto rimane delimitato tra l'edificio della sacrestia e quello della Compagnia Grande e Battistero. Il fianco nord è architettonicamente analogo a quello della piazza, anche se meno adorno di rappresentazioni iconografiche. Il sottogronda della navata nord in particolare riporta archetti dei quali alcuni arricchiti da peducci ben lavorati. In particolare troviamo protomi umani, animali ed altre interessanti decorazioni floreali. Tra questi, un peduccio in particolare riporta scolpito un pesce, simbolo usato dai primi cristiani durante le persecuzioni romane. Nel sottotetto della navata destra, chiuso al pubblico, troviamo tra le diverse mensole marmoree che sorreggono la travatura del tetto un elemento decorativo a soggetto naturalistico. Si tratta di tre foglie nascenti da una corona circolare. Non risulta ben chiara la sua identificazione iconografica, ma nel suo carattere geometrico di arabesco fantastico potrebbe richiamare il tema delle cosiddette tre figure interscambiabili assai noto tra il XII e il XIV secolo. Nella parete della navata nord si aprono quattro monofore finemente lavorate. Tra queste la prima riporta la figura dell'uomo accovacciato, motivo assai ricorrente nella scultura romanica. Qui è scolpito con una folta barba in posizione meditativa, che evoca la relazione con il cielo. Lungo il paramento esterno troviamo un'altra porta con stipiti in marmo che in passato dava accesso alla chiesa dalla parte nord e presumibilmente chiusa prima della costruzione dell'altare di Sant'Antonio Abate, oggi dedicato alla Madonna del Popolo. La parte alta del fianco nord corrisponde alla navata centrale. Essa è divisa per tutta la sua lunghezza da cinque monofore che riportano particolari decorazioni, soprattutto di carattere floreale. Il fianco nord del Duomo, assieme agli edifici di Compagnia Grande e Battistero e del fabbricato che ospita la sacrestia e i locali dei curati,
inquadra la cosiddetta chiostra con pavimentazione interamente in marmo bianco. Al suo interno, addossata alla parete della Compagnia Grande, troviamo parte dell'antica cornice marmorea che in passato, con una pregiata vetrata istoriata, faceva da coronamento all'antico altare settecentesco dei Santi Quattro Coronati, rimosso a seguito dei lavori post-bellici e venduto alla chiesa di San Paolo Apostolo di Piacenza e qui riconvertito nell'altare dedicato all'Immacolata Concezione. Al centro della cornice è posto il pregevole medaglione in marmi policromi, realizzato in occasione del giubileo dell'anno 2000 e donato al Duomo in occasione della celebrazione diocesana per il giubileo dei lavoratori. A sinistra, sempre addossata al muro della Compagnia Grande, è presente una piccola edicola, al cui centro fa bella mostra una statua della Vergine con Bambino e San Giovanni. La particolarità di questa struttura sta nelle parti che la compongono. Infatti, la cornice marmorea che inquadra la Beata Vergine è una delle finestre che nei secoli scorsi si aprivano lungo le facciate laterali per dare luce all'interno dell'abbazia, in sostituzione delle monofore originarie chiuse con la costruzione degli altari laterali e ripristinate con i grandi lavori di restauro di fine 800. Si possono ancora notare infatti i fori in cui erano inserite le parti in ferro che formavano la grata di protezione. La parte superiore dell'edicola è invece formata da alcuni frammenti relativi alla travatura originaria del tetto. Più in alto è invece inserita una delle bifore che davano luce all'interno dell'abbazia. Come si può vedere in queste immagini dell'archivio storico diocesano, parte della volta del presbiterio venne seriamente danneggiata a seguito dei bombardamenti alleati sul finire del secondo conflitto mondiale. Negli anni 1947-1948 venne deciso di mettere mano al Duomo cercando di riportarlo il più possibile al suo stile primitivo, eliminando la volta e ripristinando le capriate e inserendo ex novo le monofore marmoree in sostituzione delle bifore ritenute non attinenti allo stile originario della chiesa. Sulla parte inferiore del paramento esterno della navata nord, tra la porta che collega il Duomo alla Compagnia Grande Battistero e quella tamponata che dà sulla chiostra, sono presenti segni geometrici utilizzati con ogni probabilità dai costruttori che qui provavano, misuravano e assemblavano le singole parti dell'edificio prima di portarle in alto a comporre le facciate. Questo testimonia inequivocabilmente l'esistenza di un cantiere della fabbrica risalente, con ogni probabilità, ai tempi della costruzione della parte superiore della facciata principale. Infatti questi segni delineano delle vere e proprie sagome geometriche ben precise, i cosiddetti modani, incisi direttamente sul marmo e corrispondenti ai vari pezzi che vanno a formare le strutture architettoniche che compongono il Duomo. È possibile infatti osservare come il disegno della parte superiore della facciata principale collimi mirabilmente con quello delineato in questi modelli, riproducenti a grandezza naturale il contorno e la forma sagomata dei manufatti in marmo inseriti poi nelle strutture in costruzione. Archi trilobati, tondi, losanghe, che da secoli si osservano armoniosamente composti a formare il rosone, la loggia della parte alta della facciata principale o numerosi altri ornamenti riscontrabili nelle diverse parti che compongono l'apparatura esterna dell'abbazia. La chiostra è compresa tra due passaggi coperti che mettono in comunicazione il Duomo con il battistero e i locali della sacrestia. Completa elegantemente la parte nord-est dell'area l'interessante rappresentazione della Sacra Famiglia,
realizzata a grandezza naturale con il marmo donato dalla cooperativa Cavatori Canal Grande, opera degli scultori francesi Christian Iban e Raphaël Duval, dello studio Menconi di Carrara, e acquisita dalla Collegiata di Sant'Andrea nell'anno 2013. Il Duomo di Carrara risulta per molti aspetti una delle costruzioni religiose più antiche e ben conservate dell'intero comprensorio, testimonianza di una fede viva che fin da epoche remote ha sempre avuto nella chiesa matrice di Sant'Andrea Apostolo il suo fulcro ed è tutt'oggi segno di una devozione autentica mai sopita.